Allora, no, vedo altri consiglieri e amministratori, invitati a sedere al banco, altri cittadini, vi ripeto, sedetevi perché... Scusami un momento, dobbiamo però prima di ricominciare roba ferma. Prima di entrare. Ah, figuratevi, io voglio fare, aspetta, prima che, giusto per sistemarci, quindi daremo la parola ampiamente ai cittadini, però voglio solo dire poche annotazioni organizzative, poi ascoltiamo tutti perché voglio chiarire il taglio di questa riunione innanzitutto. Ecco perché dicevo il carattere molto molto informale di discussione, di condivisione, di illustrazione di quello che sta succedendo. Come vedete i toni non sono bellicosi, innanzitutto bisogna inquadrare il problema, capirlo e discuterne. Tra l'altro Rofrano è una comunità che già ha affrontato altre volte il problema dell'acqua, l'ha risolto brillantemente e questo deve essere di buon auspicio, perché anche questa volta che si pone noi dobbiamo fare fronte comune, un fronte comune costruttivo, però a livello di comunità dobbiamo affrontare il problema. Insomma, se le buone maniere che cui siamo soliti noi non andranno bene, vuol dire che siamo pronti anche a mettere in campo degli estremi rimedi, e su questo è pacifico. Però prima di passare agli estremi rimedi, su cui noi ci dichiariamo pronti, che prendiamo in considerazione, però come dicevo prima è bene capire i termini del problema. Allora, vi spiego subito, così entriamo nella discussione, intanto se arriva qualcun altro ci sistemiamo, possiamo... Sì, sì, c'è posta. Così, guardate, sedete, non abbiate timore di sedervi il banco del consiglio, tanto... Quelli che state dietro, se venite avanti, così altra gente che arriva entra, perché avanti c'è posto, venite di qua. Non sono quelli che ascoltano, non mi preoccupo. Allora, prego, assolutamente. Professore Matteo, prego, sedete, Sì, veramente diventa un'assemblea pubblica di condivisione con consiglieri estratti dal popolo proprio. Ma sì. Già per il popolo è uscita, da cominciamo a chiacchierare. Allora, cosa? Mi hanno invitato qua, fammi capire a tutto quanto che cosa vuol dire. E lo sto dicendo, sì. Quello lo sto dicendo. Ascolta. Tony, alla minoranza manca qualcuno, sono in tre. Allora, quindi innanzitutto clima sereno per discutere, perché sapete bene, per discutere la prima cosa è un clima sereno costruttivo. Cosa è successo? Nel 2008 il governo ha fatto approvare una legge, la 133 del 2008, che tra le altre cose prevede la gestione, consente la gestione da parte dei privati dei servizi idrici. Quindi dava come scadenza, rispetto alle situazioni contingenti, quelle attuali, la scadenza del 31 dicembre 2010 per fare delle procedure competitive, concorrenziali, di assegnazione e di affidamento della gestione della risorsa idrica, e quindi togliere di mezzo tutti quei tipi di gestione come la nostra, che insomma non rientravano nello schema della legge. Cosa è successo? Che l'autorità di bacino, lato sede, di cui facciamo parte, insomma un consorzio di funzioni obbligatorie cui ogni ente deve appartenere, ha insomma applicato questa legge, e in un primo momento l'affidamento quindi a privati del servizio di gestione idrica, del servizio idrico integrato, insomma in un primo momento doveva essere assegnato a livello provinciale. Poi siamo riusciti, insomma i comuni soprattutto dell'area sud, a far costituire un subambito, che significa che invece di insomma ragionare su area vasta provinciale, siamo riusciti a far affidare il servizio nell'area Parco Nazionale del Cilento. Quindi insomma sono stati fatti dei passaggi amministrativi fino a quando
l'ente gestore, l'individuazione dell'ente gestore è stata fatta e questo ente corrisponde al consorzio, il Contact SPA, che come sapete bene gestisce già il servizio nei comuni limitrofi, perché fino ad oggi ente gestore nella zona sono due, oltre al consorzio, il comune di Novivelle e il comune di Lofrano. In questo contesto, insomma, applicando quindi questa legge dal punto di vista formale, dunque non ci sono, non sembrano esserci rimedi dal punto di vista legislativo. Voglio dire che la legge 133 non prevede forme di gestione diversa da quella che ho descritto, cioè quella dell'affidamento di un unico gestore su vasta area. Quindi allo Stato noi praticamente dovremmo entrare nel consorzio, però insomma chiaramente lo sapete, l'acqua è un argomento sentito in primis dagli amministratori, quindi abbiamo già portato avanti delle stanze, abbiamo manifestato delle stanze all'ATO cercando di sostenere la nostra posizione attuale, che fa riferimento allo Stato attuale e che sicuramente non vuole l'entrata nel consorzio. Cioè abbiamo già manifestato l'intenzione all'ATO, l'autorità di bacino, e quindi insomma anche che va riportata anche al consorzio, che la nostra volontà, quella dell'amministrazione comunale, è quella di mantenere lo Stato attuale, quindi di non consorziarci. Però Aldo, fammi un attimo finire, poi apriamo la discussione, perché vi ripeto, lo scopo di questa sera è da ascoltarvi, cioè io vi sto descrivendo i passaggi che hanno portato ad oggi e che ci hanno fatto maturare una posizione, perché noi come amministrazione comunale, che si accinge tra l'altro a fare un consiglio comunale prossimo, vedo anche il consigliere Lettieri, lo invito a sedersi ai banchi del consiglio. Come dicevo, come amministrazione comunale abbiamo maturato una posizione, però vista la delicatezza e l'importanza del problema, credo che questa posizione da sostenere, quindi da ratificare ufficialmente in un consiglio comunale, debba essere condivisa con i cittadini e prima illustrata e quindi condivisa con i cittadini, che insomma devono formare un fronte comune, come dicevo prima, con l'amministrazione, quindi dando proposte, cercando di capire se la nostra posizione è da sostenere, da portare avanti e da rafforzare. E quindi insomma posso illustrare quello che finora abbiamo già manifestato nelle diverse assemblee che si sono susseguite a livello provinciale, e che insomma questa sera credo dobbiamo, su cui è la base, rappresenta la base su cui ragionare. Noi poi in effetti ci dovete dire se questo nostro atteggiamento può essere condiviso, deve essere modificato, deve essere perfezionato. Noi, come vi dicevo prima, abbiamo scelto, stiamo combattendo per formare, per conservare lo stato attuale delle cose, ma insomma non si tratta, io quello che voglio sottolineare è che non si tratta di una pretesa o di un capriccio, ma piuttosto di una posizione maturata del tempo che si avvale anche di considerazioni oggettive e di ragioni costruite nel tempo, che hanno un retroterra storico e che si legano anche a tutti gli episodi che riguardano l'acqua. Detto in soldoni, vedete, siamo convinti che gestire il nostro modo di gestione diretta affidata, che l'amministrazione comunale ha affidato alla cooperativa Lofrano Lavoro, e poi insomma chiariamo anche questo dettaglio a livello tecnico, perché rappresenta pure questa una parte del discorso complessivo, però riteniamo la nostra posizione nei confronti dell'ATO si basa sulla convinzione che il modo di gestione attuale sia economico, sia efficiente e sia anche efficace. Quindi non si spiega, cioè per noi non sarebbe una soluzione ugualmente fruttuosa affidare un servizio al consorzio che, ve lo dico in maniera molto franca, per qualsiasi amministrazione potrebbe essere
comodo, sicuramente, perché pensate che significherebbe? Che il consorzio verrebbe qua, ma chiaramente innascherebbe la tariffa a costo del comune di Rocrano, sarebbe chiamato per fare tutti i servizi di manutenzione dell'area, soprattutto gestirebbe l'acqua, insomma tutta, organizzerebbe il servizio locale anche in concomitanza, anche in coordinamento con gli altri comuni. Quindi sinceramente per il comune di Rocrano l'amministrazione dice vabbè fate voi, però in effetti la scelta comoda poi incontra molte problematiche legate all'amore per il territorio, legate alla difesa del territorio e dei suoi cittadini, legate, guardate, a un'esperienza che, consentitemelo, è anche di grossa partecipazione democratica rispetto all'acqua, che riguarda tutta la comunità di Rocrano. Quindi mettiamo da parte, per noi risulteranno neglette ogni scelta comoda per noi amministrazione, e quindi ci affidiamo a scelte che forse all'apparenza potrebbero sembrare pure più difficili, ma vero che però vogliamo percorrere a testa alta, come cerchiamo di fare sempre, con impegno e soprattutto al fianco dei cittadini. Quindi in tordoni, la scelta che cerchiamo, che vi proponiamo e che a cui vi chiediamo di contribuire è quella di mantenere, sostenere questo stato attuale, nella consapevolezza che, come dicevo prima, è economico, efficace, efficiente, che per quanto ci riguarda ha raggiunto anche una conoscenza ottimale di tutto il mosaico di gestione, perché immaginate, i nostri punti prelievo, lo sapete, sono 6, sono anche ad un'altitudine notevole, sono difficilmente accessibili. Non vi nascondo che il nostro personale, tutta la struttura che gestisce attualmente il servizio, negli anni ha maturato anche una certa conoscenza che gli permette di far fronte alle problematiche e alle esigenze della gente, perché io vorrei immaginare poi un operatore del consorzio andare a Busieto piuttosto che alla Ressa, a Pietricupo, a fare degli interventi. Altra considerazione fondamentale: negli anni la gestione diretta della rete ha portato anche notevoli investimenti da parte del comune. Insomma, noi abbiamo fatto anche una ricognizione, e vi posso garantire che lo stato della nostra rete idrica non è affatto male. Insomma, è una rete che non ha bisogno di interventi massicci, grazie a un'attenta non solo manutenzione che è stata effettuata negli anni, ma anche interventi straordinari, e sono sotto gli occhi di tutti, non da ultimo l'intervento di Fontanelle per servire quella zona di Trepalo rispetto alla gestione. Quindi altro elemento importante. Poi noi siamo anche realisti e vi partecipiamo quelle che poi dal punto di vista amministrativo e gestionale sono delle considerazioni da fare, perché allo Stato non vi nascondo che gli enti locali versano in una situazione difficile, la congiuntura non è certamente favorevole. Pensate che la legge 51 sugli investimenti da parte della regione è ridotto, ormai l'hanno sospesa, altri interventi a favore dei piccoli comuni come la legge 8 regionale è allo stato sospesa. Ci sono a livello di discussione attuale sul federalismo fiscale, di certo ci sono solo i tagli a sfavore dei piccoli comuni. Non vi nascondo che la situazione attuale economica non è che fa sperare bene, quindi assumerci questa sfida sotto questo senso, eppure può sembrare pure una scelta ardua, una scelta coraggiosa, perché immaginate che il comune di Rocrano
conservando, se riuscissimo a conservare la nostra gestione, comunque dovrebbe far fronte a eventuali interventi sull'acquedotto in caso di falle, di perdite. Quindi insomma ci arrogheremmo la scelta di restare in qualche modo autonomi, ci comporterebbe anche questo onere. Però non vi nascondo che alla luce dello studio, delle riflessioni che abbiamo fatto, tutto abbiamo fatto in questi giorni, questo elemento non scongiura la nostra posizione assolutamente, perché abbiamo verificato anche le tariffe d'ambito ottimale, le tariffe di riferimento sulla base delle quali poi si stabiliscono le tariffe in ogni comune. Non vi nascondo che c'è una discrepanza pazzesca tra quello che paghiamo e quello che potremmo pagare. Se pensate che le tariffe del consorzio, la tariffa d'ambito ottimale ammonta a 75 centesimi circa, insomma a fronte dei 10 centesimi al metro cubo che paghiamo noi, insomma, è una differenza pazzesca, e che soprattutto non ci assicura poi una gestione ugualmente efficace come avviene oggi. Quindi sinceramente questa poi in qualche modo è la posizione che è sintetizzata, che attraversa tutta la proposta che metteremo in campo nel prossimo consiglio. Noi ci sentiamo più di condividere con voi anche sensibili aumenti dell'attuale tariffa, ma che però sarebbero gestiti sempre dal comune di Rofrano, piuttosto che affidarci al consorzio, quindi pagare una cifra che insomma è molto molto più elevata rispetto all'attuale, ma non sapere insomma dove si va a parare. Certo, noi l'impegno che dobbiamo assumerci, e di cui lo sottolineo bene, dobbiamo essere profondamente consapevoli, sento c'è arrivato anche il consigliere Giudangali, l'impegno che, vi ripeto, sul quale dobbiamo essere convinti e consapevoli è quello che gestendola da soli, in maniera autonoma, è necessario anche prevedere, come del resto abbiamo fatto anche negli anni passati, ma per farlo, prevederlo, c'è la consigliera Zangari, prego. Dicevo, è necessario oggi più che mai, viste le difficoltà, prevedere anche le risorse per far fronte agli interventi straordinari, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. Quindi dobbiamo anche valutare se eventuali queste risorse, appunto, questo, diciamo, chiamiamolo questo salvadanaio, debba scaturire o meno da un intervento esterno come quello che insomma potrebbe mettere in campo il consorzio, oppure dalla nostra gestione diretta, però che sì, in questo senso conterebbe su ulteriori risorse, che però da investire nel tempo, quindi secondo una programmazione che è sempre nostra, autonoma, ma che però è di più lunga gittata, cioè farebbe riferimento a un periodo più lungo, quindi una programmazione più lungimirante. Insomma, questo è lo scenario attuale. Insomma, poi io passerei a discutere, anche a illustrarvi nei dettagli la proposta che ci riserviamo di portare nel prossimo consiglio comunale, però prima di farlo insomma vorrei aprire una discussione, vorrei insomma sentire i cittadini, sentire anche le istituzioni che ha avuto cura di invitare. Io vi ringrazio per la presenza numerosa e vi ripeto, essere un fronte comune insomma giova rispetto a queste problematiche importanti. Io credo che una comunità grande, straordinaria come quella di Rofrano, riveli la sua forza, la manifesti anche accredendo nella capacità di aggredire problemi importanti come questo, facendolo però con la serenità e con la saggezza che ci è riconosciuta dall'esperienza precedente, e come dicevo prima, se necessario anche mettendo in campo soluzioni estreme di lotta e insomma di fermezza nei confronti delle istituzioni sopraelevate. Grazie.
Allora, se ci sono interventi, io voglio, insomma, prima sondare. L'unico intervento che volevo fare io, la sigletta farà un bene, preferisco le parole. 50 centesimi a un comune e loro con 12 centesimi. Punto e poi. Come dici? No, beh, insomma si è capito dalle parole che ho detto finora, insomma sono per 50 centesimi. Ma non è cramatico, no, no, preferisci tu fare il peggio. Io parlo da me. Tu puoi fare la pulizia, tu cresci. Come vedete sono arrivati gli assessori e il vice sindaco pensando che gli prendevate la persona, subito sono arrivati, bisogna andare, però cedo il microfono. Allora, perché il Allora, chi è fuori può entrare dentro, cioè che facendo un po' di spazio, cioè questo spazio è ancora vuoto, cercate di andare a venire avanti così entrano tre le persone che stanno fuori. Allora, c'è chi vuole parlare, insomma, alza la mano, vi passo il microfono così sentite. A parte da noi della tecnologia, perché se non serve se ne ancora. No, c'è tutto la prima cosa. Secondo, noi perché il comune non riusciamo a pagare la prima di quanto costa. Cioè il comune non ce la face a pagare l'impiegato con i soldi che pagavamo ciò. E non so perché noi la marò con soldi, no? Perché se la guerra c'è 30 anni più stanno facendo. Non hanno trovato a pagare un momento a macerco. Perché non vengono a pagare, no? Non è che può fare un po' di io penso che si deve dare una scaletta per dare dell'ordine del giorno. Allora, la prima cosa, ecco, io mi scuso perché sono arrivato in ritardo, no? Ecco, perché non ho seguito l'inizio. Allora, noi lo sappiamo che richiesta ha fatto il dottor Oggi! Quando ci ha fatto questa intervista che c'è qualche documento? Ma certo Lucio, c'è. Posso vederlo? Ma certo che lo puoi vedere, però il documento principale, io insomma. No, ma stiamo parlando così, a che cosa? Ci vuole qualcosa in mano. E Lucio l'ho detto prima, tu forse sei entrato. Allora, ho parlato della legge 133, l'articolo 23 bis della legge 133, che diciamo è la fonte principale rispetto a questo problema. Un attimino che la. Così lo leggo proprio, l'articolo. Allora, in particolare, vedi, l'articolo 23 bis della legge 133, che tra l'altro è anche oggetto del referendum. C'è gente fuori. Allora, se possiamo. Allora forse l'unica cosa, venite un po' avanti, magari pure con le sedie venite un po' avanti e fate entrare. Se venite un po' più avanti in modo che quelli che se vuole possono entrare. Thank you.
fermiamoci e torniamo alla discussione. Ok. Mi dispiace per qualche disagio, ma insomma essere tanti è bello, supera anche insomma qualche problematica legata allo spazio, però insomma continuiamo la discussione. E accennavo dunque all'articolo 23 bis della legge 133 del 2008, che tra l'altro, come dicevo prima, è anche oggetto del referendum sull'acqua, di cui negli ultimi tempi si sta parlando ampiamente, e che tra gli altri commi prevede all'articolo 5, lo leggo letteralmente: ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata anche a soggetti privati. L'articolo 1, insomma, che rappresenta poi detta anche il principio della insomma, che sottende questa norma, rubricata servizi pubblici locali di rilevanza economica, sostiene che le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, vabbè, insomma, nonché di garantire. In effetti l'articolo presuppone che debbano essere esplicate delle procedure concorrenziali per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, inclusa l'acqua. Infine il comma 8 dello stesso articolo recita: salvo quanto previsto dal comma 10 lettera e, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. In effetti questi sono i riferimenti normativi di quello che ho illustrato prima sinteticamente, e che quindi poi si è tradotto concretamente nella ricerca, nell'applicazione della procedura pubblica di evidenza pubblica da parte dell'ATO, l'autorità d'ambito SELE, per l'affidamento della gestione del servizio integrato idrico. Quindi dopo, rispetto alla scadenza, come dicevo prima, del 31 dicembre, l'ATO, come quindi ribadisco quello che ho detto prima, Lucio, invece di quindi su sollecitazione soprattutto dei comuni del sud della provincia, invece di affidare il servizio idrico integrato a un solo ente gestore su tutta l'area provinciale, ha formato un subambito che è quello del Cilento Vallo di Diano, affidando il servizio al CONSAC. Questa quindi è la situazione. Tra l'altro il CONSAC, vedete, oltre all'assemblea già fatta in sede ATO a cui abbiamo partecipato e che in effetti hanno portato poi alla costituzione di questo subambito, il CONSAC, quindi ricevuta l'affidamento del servizio, ci ha convocato anche per una riunione che insomma si doveva tenere il 15 aprile, insomma, che però insomma noi abbiamo in qualche modo, rispetto alla quale abbiamo praticato un atteggiamento più attendista, proprio perché volevamo non solo incontrare la popolazione, però svolgere un consiglio comunale per ufficializzare la posizione della comunità, e lo sottolineo, della comunità di Rofrano, posizione che l'amministrazione comunale, come dicevo prima, ha maturato, ma che deve obbligatoriamente condividere con la cittadinanza per arricchirla, per contribuire, per qualche modo rafforzarla. Quindi posizione che, sempre per sintetizzare discorso già fatto in premessa, insomma,
non sicuramente è volta a mantenere lo stato attuale della gestione, che noi riteniamo economica, efficiente ed efficace, e sicuramente migliore sotto questi parametri rispetto a quella che potrebbe offrire il CONSAC, per tutta una serie di motivi logistici, anche per motivi storici legati all'esperienza che la comunità di Lofrano ha già vissuto e affrontato sul tema acqua, anche ad elementi e fattori gestionali che, come dicevo prima, sicuramente non ci portano a ritenere proficua il subentro nella gestione del servizio idrico di Lofrano da parte del consorzio rispetto alla cooperativa Lofrano Lavoro, che attualmente lo gestisce. Quindi questo, Lucio, è lo scenario. A livello ufficiale, insomma, lo dicevo prima, noi ci accingiamo a svolgere un consiglio comunale che però, vi ripeto, abbiamo creduto opportuno far precedere da questa riunione, proprio per maturare una posizione quanto più comune, quanto più condivisa, nella consapevolezza, lo dicevo anche prima, che la comunità di Lofrano sicuramente sa affrontare questi problemi delicati e importanti con la saggezza e con la lucidità che le sono consone, però insomma senza escludere anche la possibilità di mettere in campo dei livelli estremi di lotta e anche insomma di fermezza nei confronti delle istituzioni sopra elevate, e insomma anche questo anche rispetto a una legge dello Stato che è vigente e che non ci attribuisce dei margini di sicuramente delle facoltà alternative, ma sicuramente ci attribuisce, anzi questo ve lo sottolineo, lo avverto come un dovere da parte di chi è amministratore come noi, sicuramente ci obbliga a sostenere delle posizioni, le ragioni di questo comune, di questa comunità rispetto a un tema sentito, ma sono ragioni che non certamente corrispondono a dei capricci oppure a delle pretese campate in aria, ma che invece si connettono non solo a un sentimento diffuso, ma pure a degli elementi oggettivi che, come ho detto prima, insomma, sono a mio avviso concreti e che ci spingono a preferire l'opzione attuale, di gestione attuale, rispetto a quella del consorzio. Non in ultimo, per una grossa differenza economica nella tariffazione che si potrebbe profilare, quindi pensate, la tariffa d'ambito ottimale in questo momento è di 75 centesimi circa, a fronte al metro 96. Passa la luce, in poche parole, noi paghiamo più della corrente elettrica. Rispetto ai 10 attuali, 10. Però io volevo dire questo, no? Se noi ce la gestiamo con i soldi del popolo, che non chiediamo niente allo Stato, cosa può dire sto consorzio? Consorzio penso perché l'acqua è nata a Lofrano. Non l'hanno portata loro da qualche parte. Perciò, anche se dovessimo pagare qualche centesimo in più, meglio pagarlo a Lofrano, ma non con allora, giusto una mozione d'ordine organizzativa, chi vuole intervenire alza la mano, poi insomma si raccolgono gli interventi e poi conclusioni, insomma, come vi dicevo, la conclusione o quantomeno l'esito di questa assemblea sarebbe quello di leggere la proposta che, insomma, a cui accennavo prima, e modificarla, approvarla, condividerla, in qualche modo discutere sulla base di questa proposta, farla nostra praticamente, e quindi poi
andarla a ufficializzare negli organi preposti il Consiglio Comunale. Quindi chi vuole intervenire alzi la mano, magari se qualcuno segni gli interventi così uno per uno. Allora Vincenzo, scusa, Vincenzo. No, Vincenzo, scusa. Allora io non voglio parlare prima di nessuno, però proprio come diciamo memoria storica sull'app, vorrei aggiungere una cosa che a quello che ha detto il sindaco. Il sindaco ha fatto il quadro attuale oggi. Per arrivare a oggi ci sono stati dei passaggi precedenti che sicuramente, se li esponiamo, facilitiamo a tutti di capire perché ci troviamo in questa situazione. Ecco, perciò io mi scuso con Lucio, con Girolamo e chi aveva chiesto la parola. Vi ripeto, scusate, non perché voglio parlare prima di voi, assolutamente. Voglio solo aggiungere una cosa che il sindaco non conosceva in quanto il quadro normativo precedente. Lo faccio partendo un poco da lontano, perché solo così potete capire qual è la realtà di questo problema, che mi fa piacere che ci vede coinvolti tutti ad affrontarle e sentire, quindi questo è partecipazione, quindi è positivo, è un problema che anche gli amministratori si sentono, hanno come dire lo stimolo giusto per portarle avanti, perché la cosa parte dal 93, quando la provincia, quindi parliamo anni 93, quando la provincia col decreto 152, incominciò del primo decreto ambiente, faceva obbligo ai comuni di regolarizzare le captazioni, quindi avere le concessioni per la gestione dell'acqua. Dal 93 si è passata al 97, il sindaco diceva, parlava della legge Canne. La legge Canne istituì praticamente gli ambiti ottimali per la gestione idrica integrale. La prima fu quella dell'acqua, poi mano a mano si è passato anche di gestione integrale di tutto. Che significa gestione integrale? Significa che praticamente ci deve essere un unico gestore per un ambito omogeneo. Quindi il primo ambito che fu individuato dalla legge Canne dal 97 fu un ambito che partiva praticamente da Sapri e andava a fine, pare che c'erano alcuni comuni del napoletano e del salernitano, quindi 144, no, più di 144 comuni. Allora, praticamente una situazione particolare, perché la gestione idrica integrata non tocca solo l'acqua, tocca anche le fognature, quindi anche i depuratori e tutto quello che è connesso. Noi nel 97, non so se c'è qualcosa, c'è Franco Cafasso, mi ricordo solo il Franco Cafasso all'epoca, quindi con il sindaco Franco Lettieri tutti quanti, e praticamente sostenemmo questa l'amministrazione all'epoca su questa battaglia, e l'amministrazione aderì al consorzio obbligato all'ACO, quindi ripeto, un obbligo di legge, facendosi fare un parere dall'avvocato amministrativista Iannuzzi, che abbiamo portato qua, lo possiamo anche leggere, poi se necessario andando nella discussione lo leggiamo, però vi racchiudo qual era la sintesi. Praticamente quella noi ci proponevamo come soggetto gestore, cioè nell'ambito del tutto il territorio che la legge aveva individuato, vi ripeto, territorio omogeneo obbligatorio, cioè quindi è la legge che lo imponeva, non è che c'era la possibilità di scegliere o non scegliere. Praticamente l'amministrazione da allora, e fece bene io aggiungo, aderì, che è un obbligo di legge, se no altrimenti era sanzionabile, proponendosi come soggetto gestore. Superammo l'ostacolo in quell'occasione. E poi da quell'occasione siamo stati tranquilli fino al 2004, quando la cosa si è riproposta, perché l'autorità d'ambito doveva individuare il gestore. Allora in quell'occasione praticamente superammo il problema un'altra volta, perché riuscì all'epoca, ero io che rappresentavo il comune, a far salvaguardare le gestioni in economia affidate
a cooperative sociali. Infatti abbiamo qua negli atti una comunicazione dell'ATO che tutte quelle gestioni in economia affidate alla cooperativa sociale, quindi l'inserimento di lavoratori diversamente abili, venivano salvate. Superammo anche il secondo stato. Arriviamo ai tempi d'oggi, a poco prima di quello che diceva il sindaco. Esce la legge che diceva la 133, quindi praticamente ancora ambito omogeneo obbligatorio, il problema diventava serio. Tutti i sindaci dell'area parco, in una riunione, riuscimmo a trovare un accordo su dire, visto che l'area del lato 5, che è quella nostra dell'autorità d'ambito, è così vasta da chiudere i comuni del Napoletano, della Velinese, del Salernitano, realtà difficili come Salerno, Nocera, Battipaglia, quindi praticamente diverse da quelle che sono la gestione nostra, tanto è vero che la gestione, la tariffa d'ambito è stata praticamente individuata dall'assemblea dei sindaci del Lazio in 0,96 centesimi a metro cubo. Praticamente i sindaci dell'area parco, quindi in realtà più piccole, diversamente gestite, con problematiche diverse, per esempio rispetto alla depurazione specialmente di Salerno, delle zone ad alta densità abitativa, chiedemmo all'epoca, praticamente qua siamo nel 2008, di fare il subambito. Subambito che a dicembre 2009 praticamente viene accettato e viene votato. Quindi in questo territorio omogeneo individuato dalla legge, grazie alla provincia, quindi un plauso all'assessore Romano, all'epoca assessore all'ambiente, alla regione, all'epoca assessore Canapino, praticamente accettano questo subambito del lato di Salerno e quindi tutta l'area parco per intenderci, quindi diciamo da Sicignano a venire giù, è stato individuato come subambito. Quindi praticamente le gestioni, anziché essere unica, venivano due gestioni omogenee, una per l'area a nord di Salerno praticamente compresa e l'altra per l'area parco. Da questo, passata questa cosa, arriviamo ai giorni nostri, quindi arriviamo al 22 febbraio, dove è nato praticamente, proprio perché avete sentito quando il sindaco diceva col 31 dicembre sono cessate le gestioni e quindi praticamente bisogna passare alla pubblicizzazione della gestione, di fare la gara, quindi praticamente l'ATO ha dovuto attivare questo procedimento. Attivando questo procedimento è successo che ha fatto la gara per il subambito e quindi ha risposto una sola società che gestiva un comune del centro Italia che praticamente non aveva i requisiti, dal che la legge consentiva, quindi preso atto di questa cosa, consentiva di poter affidare la gestione quindi pubblica dell'area parco al CONSAC che ne aveva i requisiti. Quindi che succede? Da questo momento viene il problema che diceva il sindaco che interessa a noi e sul quale dobbiamo discutere. Affidata la gestione al CONSAC che ne ha i requisiti diciamo di legge, al di là di una variazione allo statuto che doveva fare, ha fatto con una lettera, ecco il perché di velocizzare, con una lettera del giorno 12 dell'autorità di bacino, praticamente l'autorità di bacino informava le amministrazioni che in data 5 aprile aveva dato atto alla delibera dell'assemblea e quindi aveva affidato al CONSAC la gestione. Il CONSAC naturalmente tempestivamente, quindi parliamo del 12 aprile, comunica ai comuni di incominciare a fornire i dati e di passare alla gestione. Ecco, da qui ci colleghiamo a quello che diceva il sindaco. Il motivo di questa assemblea è dire: vogliamo condividere con i cittadini una scelta. Io
voglio dire qualcosa in più in maniera pratica, anche perché molti degli interventi che sono stati fatti sull'acqua e la regolarizzazione di quelle che erano le captazioni. Qui c'è Davide che come consulente del comune è stato al nostro fianco per regolarizzare, perché al 2000, al 99 ancora il comune non aveva l'autorizzazione per fornire l'acqua ai cittadini. Mi ricordo un giorno che venne la forestale, disse: io vi devo chiudere gli acquedotti. E perché? È perché non siete autorizzati, non avete la concessione provinciale, ti ricordi Davide? Non avete la concessione provinciale, non possiamo andare. A che io mi precipitavo subito dalla provincia a dire: dateci 3 mesi di tempo per poter adempiere a questo obbligo, perché noi non eravamo a conoscenza della lettera del 93 che l'amministrazione dell'epoca non, praticamente non attivò e non diede seguito. Ci diede la possibilità, l'abbiamo regolarizzate tutti, quindi oggi siamo a posto. La preoccupazione che diceva il sindaco e io condivido come amministratore è quella che oggi serenamente dobbiamo scegliere, perché penso che seguite la televisione, ci troviamo di fronte a un momento che c'è una congiuntura a livello di trasferimenti degli enti pubblici che è proprio catastrofica. La legge 51, ecco perché non è addetta ai lavori, è l'unica legge che dà la possibilità ai comuni, con un finanziamento di 300-400 mila euro all'anno utilizzabile, almeno fino all'anno 2009, di poter fare opere infrastrutturali per i comuni, fognature, campi sportivi, impianti elettrici, impianti idrici e compagnia. È sospesa, non c'è più. Ecco. Il federalismo, voi sapete che nel 2014 si va verso il federalismo. Federalismo significa che ogni autonomia, quindi ogni comune, deve autogestirsi, autofinanziarsi. Quindi dai cittadini, l'avete visto già con i rifiuti dal 2010 come è andata, ogni attività che per comune deve dimostrare che con i soldi della tariffa, quindi parlando dei cittadini, e la gestisce in più. Quindi diciamo è inattivo. Allora noi stasera, ecco, di qua l'invito e da qua poi penso che sarà anche la proposta che si deve leggere, è quella di capire, ecco, di ragionare in attimo e dire che dobbiamo fare. Siamo convinti di mantenere questa gestione virtuosa, perché fino ad oggi è virtuosa, cioè gestire un acquedotto e un depuratore con un pagamento di 10 centesimi al metro quadro l'acqua, a metro cubo, scusatemi, è virtuosa rispetto a quelle che poi sono le tariffe. È un servizio che oggi è inattivo, diciamo, è coperto al 100%. Diciamo che per una decina di anni minimo, perché le reti sono nuove, gli interventi li abbiamo fatti tutti noi, non ci dovrebbero essere grosse spese sugli impianti, sugli acquedotti. Quindi diciamo potremmo stare tranquilli. Il problema sarebbe per il futuro, perché potremmo trovarci di fronte a fare degli investimenti, dei lavori sulle reti e non avremmo la disponibilità se non ci sono fondi a cui far fronte per praticamente fare. Quindi questa è una problematica. Diversamente, dando la gestione ad altri enti, praticamente sono responsabili in toto degli oneri e praticamente degli tassi. Quindi questo è un pilone su cui noi dobbiamo ragionare. Perciò vi abbiamo chiamato qua, per ragionare su questo. L'altro filone è quello della continuazione di questa gestione che già Giovanni e Antonio dicevano in anteprima, che sicuramente è la posizione della maggioranza, dell'amministrazione. Non conosco la posizione della minoranza perché non la conosco, però vi posso dire che è la nostra posizione su questa linea. Però proprio perché è una scelta difficile, è una scelta che va condivisa, va fatta insieme, perché sulla strada potremmo trovare anche, come dire, delle insidie di carattere economico che domani potremmo trovarci a risolvere, o noi o chi verrà dopo di noi, che sarà l'amministratore dell'epoca che verrà. Ecco perché bene ha fatto il sindaco a convocare questa assemblea e discutere, spiegare il problema e andare avanti. Perché
perché la nostra posizione su questo abbiamo lavorato, perché nel lato qui noi siamo stati sempre presenti e abbiamo fatto valere la nostra posizione. Nel lato noi ci siamo proposti, ecco, in continuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 97, quando il Comune si propose nel gestore, anche oggi ci siamo proposti di gestire questa cosa. E c'è già un accordo, ecco, a livello provinciale, a livello di subcomitato, per andare in questa direzione. Però naturalmente ci siamo fermati un attimo prima di deliberare, perché? Perché volevamo anche sentire voi sulla spesa, ecco, sulla problematica, perché le vie sono due. Ci potrebbe anche essere praticamente da fare una valutazione di carattere economico e dire: avete pensato bene qual è lo scenario futuro? L'ente che possibilità economiche ha per affrontare queste cose? Perché non l'abbiamo in gestione e ci scarichiamo? Potrebbe essere una scelta, io dico potrebbe, perché sicuramente non è la mia posizione. L'altra posizione è quella naturalmente di fare voi, quindi all'autorità d'ambito, all'assemblea dei sindaci, di farsi richiedere una conferenza di servizio su questo, su cui noi portiamo la nostra posizione del Consiglio Comunale che va verso la conservazione di questa gestione. Ecco, questa è la problematica su cui discutere. Non so se sono stato chiaro, mi sono fatto capire, però questa è la problematica. Perché questa urgenza? Perché il Consap naturalmente subito è passato alla carica, ha detto: visto che sono stato nominato, incominciatemi a dire quali sono le utenze, quali sono le cose. Il sindaco ha fatto bene a non partecipare, perché se partecipava doveva dare una sua posizione che poteva non essere condivisa dalla gente. Ecco il perché di questa cosa. Naturalmente, se noi stasera dobbiamo uscire di qua con una proposta che va fatta, se condivisa, magari la anche sosteniamo, la sottoscriviamo, il Consiglio di prossima convocazione velocissima ne piglierà atto e la trasmetterà subito al lato per convocare una conferenza per la conferma di questa gestione, se questa è la posizione. Diversamente la posizione è quella, dice va bene, noi abbiamo la gestione, allora vuol dire che il Consiglio piglia atto di questa volontà e la farà propria e quindi la voterà e fornirà tutte quelle che sono le indicazioni. Quindi le strade da seguire sono due. Grazie, io ho terminato. C'era Nicola Allegro che voleva. Tengo pure i soldi domani, se c'è da fare una pugnalata alla cassa delle mette. No, è meglio a pagarne vinte la cosa. Allora una alla volta, però, perché andiamo con ordine. È nuovo consorzio. Allora interventi per favore, brevi, concisi, veloci, prego. Ma passate al microfono, come avete detto. No, perché voleva parlare pure di Roma. La Roma si è quindi gli vuoi. Cioè, o prima voi o prima un cittadino, venite voi. Facciamo. Questo è l'ascolto Facciamo parlare di Allora. Signor Sindaco, di nuovo la ringrazio di avermi dato la parola e volevo fargli un'obiezione. Siccome che lei è un sindaco giovane, giovanissimo, la devo ringraziare veramente profondamente di averci interpellato almeno una volta, perché si è fatta la fabbrica di... cioè si doveva fare la fabbrica di compostaggio e non è mai... No, parliamo di l'acqua, per favore, non chiamiamo la fabbrica, non è la cosa. No, qua si parla d'acqua stasera, non si parla di 50 cose, se no camminiamo verso il mio e qua, tutta notte. Avete venduto i boschi,
che non era patrimonio familiare vostro. Perciò io la ringrazio ancora una volta di avermi dato la parola e di essere stato disponibile a fare un consiglio comunale prima di dare l'acqua che è fonte naturale nostra, del comune di Nofrano. Quindi per voi va benissimo darla a un gestore, per noi non va bene, vogliamo pagare al comune, vogliamo pagare quello che ci spetta, però non la dovete vendere, non dovete svendere, non dovete depredare questo comune, perché è peccato, perché altri comuni sono permesso di dare l'acqua e non la dovete. Perciò io ho finito, scusate, voi se non volete passare sugli scaldini. No, parliamo d'acqua stasera, chi è tutto, Nico, non dà da fare brutto, ma parla solo d'acqua stasera. Però se non andiamo mai verso le 3 stasera. Volevo solo chiedere a Sindaco, e a fronte di quello che ci ha illustrato, se ci sono state azioni intraprese o da voler intraprendere in funzione di quello che ha illustrato prima. Allora, vogliamo le domande e poi rispondiamo. Okay. Giovanni Ambrosi voleva... La posizione nostra è sulla vostra linea, vorremmo che rimane l'acqua a Roma, perché visto che la sospensione adesso la gestione, il problema futuro delle reti lo avrà anche il consorzio da dover venire. Scusa Mario, lo puoi dire pure a due parole. No, la posizione nostra è più o meno sulla stessa linea del lavoro, quindi penso che siamo d'accordissimo per rimanere l'acqua qua, anche con le conseguenze, però in questo momento è andata bene, quindi la cambiare. Allora, io volevo intervenire per dare così un ulteriore apporto alla discussione. Praticamente, come diceva prima il sindaco e poi il consigliere. Va bene, così si sente. Quello che diceva prima il sindaco e il consigliere Viterale dicevano praticamente che le vie da seguire possibili sono due: o cederla al Consac, sappiamo quali sono i costi, l'abbiamo detto poc'anzi, no? Oppure farcene carico noi. E come diceva appunto prima il sindaco, è quello di un'aggiunta dei costi, perché passerebbe la gestione in mano al comune, l'intera gestione, praticamente la gestione della rete, quindi gli operai, le infrastrutture tutte. Il fatto di farla passare al CONSAC, no, dico questo perché il CONSAC è composto da due anime praticamente. C'è un'anima che è una società per azioni, quindi è una parte mista, però poi c'è una parte che è privata, che è il CONSAC Infrastrutture. Il CONSAC agirebbe allo stesso modo come possiamo fare noi, e vi spiego come. Praticamente il CONSAC, nel momento in cui deve fare degli interventi sulla rete, non lo fa con soldi propri, ma attiverà dei progetti, attiverà delle idee di progetto appunto per finanziarla attraverso quello che sono i canali regionali, europei. Quindi è una cosa che possiamo fare benissimo pure noi. Quindi di conseguenza non ci dobbiamo preoccupare, credo,
del fatto di dover poi aggiungere quelle spese necessarie per la manutenzione o per le nuove reti che dovremmo fare in futuro, proprio per questo, perché noi ci possiamo così attivare a recuperare quei fondi necessari per le istituzionali, istituzionali e finanziari. Ci sono quello ci serviamo, penso, come allora già fatto un contorcio per le future. Io ho detto questo che dobbiamo gestire noi, il fatto di doverlo gestire noi non ci deve mettere non ci deve preoccupare il fatto di doverlo gestire noi, perché ci può essere un aggravio di costi, perché noi possiamo cercare quei canali per mantenere la rete, per fare quegli interventi necessari sulla rete, come lo farà pure il Conte, nel senso che il Conte che non caccia soldi di tasca sua, ma andrà a cercare quei finanziamenti necessari, lo possiamo fare pure noi. Ma non è manco necessario, quindi manco questo è necessario, quindi vediamo che c'è la possibilità di trovare quei finanziamenti dove ricercherà pure il Conte, quindi lo possiamo fare pure noi. Io mi accordo a quello che ha detto Davide, che meglio che noi ci stiamo noi, scusate, riprendo la parola sia per rispondere alle anticipazioni che sono state prima date, c'era un po' di silenzio, perché insomma mi rendo conto siamo in danni, è bello, però dobbiamo avere una discussione ordinaria. Allora, ritornando a quello che dicevamo prima, in effetti vedete l'alternativa che abbiamo posto allo Stato c'è, insomma, però voglio chiarire bene la situazione, ecco perché tra l'altro siamo qua, perché oggi praticamente il rischio che avvertiamo e per cui vi abbiamo convocato è che allo Stato ci dovremmo consorziare, sia chiara questa situazione. Il fatto che nessuno si vuole consorziare, insomma, è pacifico, l'abbiamo detto noi, l'abbiamo pure illustrato nella proposta che, anzi, io colgo l'occasione, la voglio leggere per ritornare su alcuni punti e per andare a sviscerare ancora meglio la questione. Però sia chiaro, questa qua rientra in una, insomma, in una trattativa, in una negoziazione che dobbiamo andare a fare. Non è che noi, sia chiaro, l'alternativa di cui parlavo prima, possiamo scegliere tra la bottiglia e il bicchiere, perché la bottiglia oggi c'è ed è la bottiglia, il bicchiere lo dobbiamo creare, sia chiaro, cioè oggi la strada che ci viene posta, che il quadro normativo, che l'ATO, che l'affidamento al CONSAC ci suggerisce, è quella del consorzio, purtroppo è così. Noi adesso c'è un obbligo di legge, noi adesso ci dobbiamo andare a giocare una partita, ecco, questa è la ragione per cui siamo qua questa sera. Noi, guardate, per convocare un'assemblea e per noi dobbiamo parteciparvi una decisione, una
la dobbiamo condividere. Quello che dobbiamo capire tutti insieme è che oggi dobbiamo costruirci l'alternativa che diceva pure Davide. E guardate, noi, scusate però, se no non ci capiamo, noi stiamo lottando ormai da 3 mesi per costruirla questa alternativa. Se oggi ne possiamo parlare di alternative all'obbligo di legge è perché ci stiamo battendo da 3 mesi su questa cosa, da quando sono iniziata la discussione nel lato riguardante la 133 e l'obbligo di consorziarsi, l'obbligo di andare su un gestore unico. Quindi se siamo qua è perché abbiamo battuto finora, ci siamo battuti strenuamente e oggi vogliamo continuare a farlo. Però vedete, un'amministrazione si sente più forte se ha i suoi cittadini consapevoli al fianco. Questa è la ragione per cui siamo qua e che vogliamo condividere. Io quando devo andare a scontrarmi, perché vedete, già l'ho fatto varie volte col presidente del lato, col consorzio, ma vedete, scontri non personali, scontri sul contenuto, sul merito della discussione dell'acqua. E quando mi vado a scontrare, se necessario, con queste persone, lo devo fare nella consapevolezza che porto avanti un problema che è sentitissimo dalla gente, che nella consapevolezza, ecco, per andare sul congresso, che se veramente vogliono farci una cosa del genere su cui tutta la popolazione non è d'accordo, siamo disposti a situazioni limite, siamo disposti ad andare pure a Salerno a far valere le nostre ragioni. Io ho avuto modo di dire che se mi tolgono l'acqua, gliele do le chiavi del comune, prendo le chiavi dopo, visto che ormai la situazione è quella che è, dopo la spazzatura, se mi vogliono far aumentare anche l'acqua e se ci vogliono far perdere questa prerogativa sull'acqua, prendo le chiavi del comune, le do a chi insomma fa le leggi, a chi ci occupa. Questa è la difficoltà, però vedete, sinceramente io per difendere questo comune ho bisogno del sostegno forte e convinto di tutta la popolazione. Mi sento più forte con voi e per questo voglio condividere queste scelte. Poi ve l'ho detto anche prima, la saggezza di Rofrano, la lucidità di Rofrano sulle scelte, questo ci fa merito e ne dobbiamo fare tesoro, vedete? Ecco perché la discussione, ecco perché sviscerare i problemi e mi fa piacere farlo con questa presenza, vedete? Dire all'atto che abbiamo fatto un'assemblea con 300 persone, ma cioè, vi rendete conto che prova di democrazia è? Dobbiamo far capire a questi signori che le leggi non si fanno solo a Roma, ma si condividono col territorio e che l'esperienza di Rofrano sulla gestione idrica è un'esperienza di democrazia. Guardate, io non, con questo non voglio fare demagogia, ma insomma vi invito a fare quello che ho fatto io in questi giorni per studiare il problema. Ho letto la proposta di legge popolare che insomma i referendari stanno illustrando. Vedete, contiene degli elementi di democrazia che queste persone che promuovono il referendum stanno cercando di far valere. Non sanno che questi elementi sono stati già concretizzati a Rofrano. Noi negli anni già abbiamo messo in campo una gestione diretta di questa della risorsa idrica e senza, vedete, negli ultimi anni, senza provocare carenze del servizio, assicurando non solo una rete ottimale, manutenuta bene, che come vi dicevo prima non permette di non fare investimenti a breve, ma insomma di usufruire di una rete, di un impianto anche insomma di una certa efficienza nel tempo. Vedete, siamo uno dei pochi comuni che ha già attivato il depuratore, quindi svolgiamo un servizio integrato. Queste qua sono prove di efficienza e di democrazia, che mentre nel resto del paese c'è chi giustamente cerca di promuovere, noi già facciamo. Allora devono capire questi signori che rispetto ai territori devono avere considerazione, devono rispettare la storia delle comunità.
E noi lo facciamo, ve l'ho detto prima, secondo uno schema che ci è consueto, quello della ragionevolezza fin quando necessario. Sentite, io mi ritengo insieme all'amministrazione, insieme alla comunità, una persona in grado di ragionare, in grado di studiarsi il problema, di far valere queste ragioni anche in maniera civile, in maniera costruttiva. È questo che dobbiamo fare. Se non ce lo consentiranno, io sono pronto a dare le chiavi del comune e la fascia, a restituirla, perché non è giusto amministrare in questo modo, cercando di mortificare le esigenze, andando puntualmente a mortificare le esigenze delle popolazioni. Lo stanno facendo sui rifiuti, lo stanno facendo sui trasporti, lo stanno facendo sul sociale. Sinceramente, il compito di un amministratore è quello di andare avanti a testa alta, di lottare sempre, di fare il suo dovere, però rispetto a questi soprusi, e quello dell'acqua sarebbe, scusatemi il gioco di parole, la goccia che farebbe traboccare il vaso. In questo caso io sinceramente sono pronto anche ad azioni dure di protesta, ma il popolo combatte, e poi il popolo con me al fianco del sindaco e dell'amministrazione, del consiglio comunale, tutto. Questa è la situazione. Adesso vi leggo, prima di continuare nella discussione, perché così abbiamo elementi ancora più chiari, vi vado a leggere il testo della proposta che intendiamo presentare in consiglio comunale, presentare e discutere. E ve lo dico, questo testo della proposta è un punto di partenza che vogliamo condividere con voi, nel caso anche modificare se lo ritenete opportuno. Lo leggo. Oggetto: assemblea dell'autorità di ambito territoriale ottimale numero 4 sede del 15 marzo 2011. Argomento posto al numero 3 dell'ordine del giorno: affidamento e gestione del servizio idrico integrato nell'ambito dell'area parco del Cilento alla società Consac S.p.A. Voti al presidente del CDA, del consiglio di amministrazione, e all'assemblea dei sindaci dell'autorità di ambito Sele per la conservazione dell'attuale gestione del servizio idrico integrato in ambito comunale. Quindi vedete, la partecipazione assidua a tutte le assemblee da novembre. Onorevoli colleghi, in riferimento all'oggetto, è premesso che questo comune, con delibera consiliare numero 35 del 15-498, aderiva all'autorità di ambito sede per la gestione del servizio idrico integrato, con riserva, proponendosi come soggetto gestore, che l'assemblea dei sindaci dell'ente di ambito nell'anno 2004 affidò alla SIS SCARL la gestione del servizio idrico integrato nei 144 comuni costituenti lato Sele, che l'articolo 20 di detta convenzione prevede la possibilità di affidare a cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381-91, la gestione del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, che per i prossimi 10 anni questo comune non dovrà fare alcun investimento per la gestione delle reti idriche e fognarie, in quanto ha provveduto a rifare tutte le reti di adduzione e di distribuzione con fondi propri e fondi pubblici regionali, che la gestione del servizio affidata alla cooperativa sociale Rofrano Lavoro da oltre un decennio ha raggiunto livelli di conoscenza, di esperienza e di capacità ottimali, che la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato vigente riconosce gli affidamenti fatti a cooperative sociali a salvaguardia dell'inserimento lavorativo dei diversamente abili, che questo comune attualmente ha una gestione autonoma del servizio idrico affidato a una cooperativa sociale denominata Rofrano Lavoro, che la popolazione residente al 31-12-2010 è di 1.708 abitanti, che attualmente nel territorio comunale vi sono numero 6 acquedotti a servizio dei 1.708 residenti, così distinti e denominati, Fontanelle a servizio della contrada Tre Paoli, Resta a servizio della frazione San Menale e delle contrade Pozzillo, Appenande, Borsito, Brecciale e Molino Vecchio.
Polarrito a servizio della contrada Polarrito e Barra, Strazzarota a servizio delle contrade Provitera, San Silvestro e Fornillo, Pietrecupe a servizio della zona alta del centro abitato, Lato Siello a servizio della zona centrale e della zona bassa del paese, che a causa delle condizioni orografiche del territorio, gli acquedotti suddetti, tranne Lato Siello e Pietrecupe, non sono e non possono essere interagenti tra loro. Che nonostante le condizioni orografiche, la frammentarietà delle adduzioni e delle distribuzioni, il comune di Rofrano ha raggiunto una capacità gestionale che risponde sufficientemente ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Che la normativa vigente, nel caso in cui la capacità gestionale raggiunga e soddisfi i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, consente la gestione del servizio idrico integrato anche con una pluralità di soggetti e di forme fra quelle anche obbligatorie contemplate dall'articolo 22 della legge 142 del 90, e cioè la gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni miste pubblico-privato. Che praticamente il comune di Rofrano provvede alla gestione di numero 6 acquedotti a servizio di un'utenza pro capite inferiore a 1000 abitanti, che il comune di Rofrano è incluso nel territorio della comunità montana Bussendo, Lambro e Mingardo, che la maggior parte del territorio comunale si trova oltre 700 metri sul livello del mare, che tranne per la captazione Polarrito, le altre 5 captazioni sono tutte oltre 700 metri sul livello del mare, che il comune di Rofrano possiede anche i requisiti previsti dall'articolo 148,5 del decreto legislativo 152 del 2006. Quindi l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato potrebbe anche essere facoltativa. Propone al Consiglio Comunale di deliberare come segue. La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato, che con l'approvazione della presente si intende ripetuta e trascritta. Di fare voti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di ambito sede per a salvaguardare questa gestione, trovando eventuali azioni di coordinamento con il soggetto gestore Consac SPA, al fine di superare la pura frammentazione gestionale dovuta al mantenimento della gestione come allo Stato viene svolta, convocare apposita conferenza di servizio con i soggetti interessati, ATO, Consac e Comune di Rofrano, al fine di definire in maniera puntuale la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Rofrano. Consentire regolarmente al Comune di Rofrano sul proprio territorio, fino alla convocazione della conferenza di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Rofrano, l'attuale gestione, di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di ambito ottimale sede, affinché attivino celermente gli atti conseguenziali necessari per la definizione della presente richiesta. Questa è la proposta, come vedete è articolata, tiene conto di tutti gli elementi, tiene conto anche insomma, di elementi che indiretti, ma insomma pensate se andassimo ad aumentare le tariffe, che succederebbe non solo dal punto di vista dell'economico diretto, ma anche per tante attività economiche, in primis l'agricoltura ne avrebbe un grande nocumento, perché molti di noi utilizzano l'acqua, insomma sfruttando anche l'economicità del servizio per innaffiare, quindi per incrementare l'agricoltura, sarebbe un grosso danno anche per l'artigianato, per le imprese, sarebbe un grosso danno per le attività ricettive turistiche, perché in caso di disservizi noi non potremmo assicurare come comune una tempestiva e celere risposta, quindi anche tutto quello che è stato creato nel tempo dalle varie amministrazioni sfumerebbe, perché insomma la virtù del comune potrebbe responsabilità di tutti,
Sì, vabbè, questo è tutto. Ma non è porca, aumentò. Parola per parola, sì, allora io poi facciamo un resto, se manca, ma che no, l'acqua n'ha da mangiare, l'acqua n'ha da mangiare un poco, io ci ho capito bene di quello che ci hai letto, stiamo bene per 10 anni, no? Dei lavori che sono stati fatti. Sì, allora stiamo bene per 10 anni. E se noi l'accendiamo al consorzio, a chi la dobbiamo dare, stanno bene loro. Allora io voglio dire una cosa. Noi purtroppo siamo stati fortunati geograficamente parlando, siamo nati a Rio Frano e siamo andati a fare una strada e noi non ci siamo, su tutte franate, fanno la spiaggia, roba dello Stato, la strada noi la paghiamo per andare a bagno, a fare il bagno a mare, che è di tutti, una fortuna abbiamo, perché non la levamo? Proprio così, perché non la levamo? L'unica fortuna che abbiamo noi qua, o no? Perché se era nata, se l'acqua era a palle nuro, noi non manco per via, ma lo dico io. No, non ne la va, non manco per via. Chi ne la leva? Chi te ne dico? Proprio una proposta proprio diretta. Si lavano grazie a noi, si sciacquano e noi la paghiamo, si fanno i docce, dopo la spiaggia si fa con l'acqua nostra. E la mappa per ne lava, se no ne faccio pure sale. Era meglio quando puzzavamo, che puzzavamo le fame. Faccio finire. Io non so se è possibile aggiungere in quel documento che il documento illustrato è stato condiviso dai cittadini tutti e sono pronti anche a una protesta dura nei confronti di chi può avere un muro contro muro a quel documento là. Quindi lo anticipiamo che vogliamo fare anche una protesta. Io mi associo e simpatisco personalmente che sono pronto anche. No, è meglio anticiparlo. Sì, ma non è che facciamo, armamoci e giocherci. Rispondo a come si chiama Antonio. Allora Antonio, se la cultura di Rofrano è quella che è un problema di tutti, non entra nella mentalità di queste persone, hai ragione tu nel dire armiamoci e partite. Il problema è un problema di tutti, qualunque problema è di tutti i cittadini. Ma i cittadini si muovono, non avete paura. Si muovono. Allora entriamo in questa cultura di mentalità. Si muovono pure con coraggio. Vediamo se il problema è di uno o è di tutti il problema. Allora l'acqua serve a tutti. L'ultima cosa mi sono dimenticato prima, scusa. Io mi meraviglio dei consiglieri di maggioranza e di minoranza della provincia di Salerno e della regione che non ci guardano e meno in questa occasione, visto che venne a pigliare solo i voti e non venne a pigliare solo i voti per andare. Mi meraviglio veramente, assente, gli stati franati e un problema dell'acqua e sono assente, maggioranza e minoranza, senza fare riferimento a bandiere. Allora c'era. In mente di qualche decennio e più fa. Voglio dire che questo problema dell'acqua è antico, è nato decenni fa. Persone qui presenti sicuramente ricorderanno che abbiamo dovuto organizzare una sottoscrizione popolare dove tutti i cittadini hanno firmato e abbiamo potuto contare su alcuni consiglieri di maggioranza, nonostante la maggioranza politico-amministrativa dell'epoca volesse cedere
questo termine su cui vorrei fare una precisazione, l'acqua al consorzio, si diceva allora perché il nostro sindaco avrebbe dovuto avere la vicepresidenza, ricorderete. Certo. Ciò nonostante Lofrano riuscì a fare una incredibile, meravigliosa battaglia, e lo dico questo per, se mi è permesso, per preparare anche le nostre menti a farlo di nuovo se dovesse essere necessario. Fatta questa breve parentesi, voglio ritornare a quello che stavo dicendo. E ci fu un atteggiamento corale, responsabile, ma determinato della popolazione, perché la popolazione capì quello che sta capendo adesso, quello che è stato detto da più parti, e cioè che Lofrano, un paese che non ha avuto mai niente da parte della sensibilità di nessuno, che sta fuori e sta solo, voglio ripetere il tuo concetto, venire qua a prendere e a prendere e mai dare. Lofrano, un paese il cui ambiente è stato bistrattato da tutti, eppure l'ambiente di Lofrano con l'acqua e tante altre cose è l'unica vera grande risorsa dei nostri padri, di noi e dei nostri figli e di quelli che verranno, perché lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, se non riusciremo a portare avanti un discorso sull'ambiente, su quello che abbiamo di buono, queste poche cose, noi non andremo da nessuna parte, nessuno ci verrà a regalare niente nel futuro. Allora l'acqua resta un bene, resta un punto di riferimento a cui noi dobbiamo fare molta attenzione. Voglio chiarire una cosa, quello che è un mio pensiero: l'acqua non è il nostro, l'acqua nasce qui dove noi siamo nati, l'acqua è di tutti, tutti quelli che hanno bisogno, l'acqua è pubblica, è anche dello Stato e anche di Palinuro, però c'è un discorso: l'acqua che qui prendono sottrae al sottosuolo di Lofrano, sottrae al sottosuolo di Lofrano la staticità, la solidità che domani potrebbe rivelarsi una grossa frana, per dire tante cose, ma per fare che cosa? E qui vorrei dire una parola sul consorzio, chiariamolo una volta per sempre, questo benefattore chi è? Di chi si tratta? Non voglio dire chi lo gestisce e chi ne è il padrone, non lo voglio dire, ma lo sapete tutti, tanti lo sapete, non voglio dire, ma chi è questo consorzio? È un insieme di affari che gestisce le risorse. Adesso, se prima poteva avere una scusante per dire lo faccio in nome di aiutare la gente, di portare l'acqua, cioè adesso non lo può dire più, perché è una società per azioni, cioè è un insieme di persone che sono messe insieme per fare guadagno, per fare lucro. Allora il discorso che si pone è semplice, ma il lucro, che pure non deve spaventarci, il guadagno che voi volete fare, lo volete fare su quelle cose necessarie o volete andare al di là? Perché a me sembra una cosa, che l'acqua qui a Lofrano che è stata captata per 3-4 volte di quella necessaria per servire le persone che abitano nel territorio a Palinuro, certo, e ad Agropoli, dove va? Cioè, qua, se ho capito bene, ci sono molte dispersioni, facesse bene il consorzio ad aggiustare i tubi, ci sono anche dei servizi che vengono resi non alla necessità, non al bene della gente, ma vengono resi ai servizi secondari, ai giardini, alle piscine, a tutte quelle organizzazioni che sono collaterali al bisogno. E allora lì, con questa risorsa, ecco il passaggio che mi interessa chiarire a me stesso e a voi, se mi permettete. Allora, il passaggio importante è questo: voi venite a sottrarre al sottosuolo una risorsa fondamentale di staticità per fare che cosa? Per fare un lucro che non è necessario. Ecco il discorso. Allora richiamiamo pure questo consorzio e chi per esso a dire: voi dovete prendere quello che è necessario, non quello che è in più, non quello che serve ad altri. E diciamogli pure l'altra cosa, diglielo sindaco, diglielo che vadano a prendere le risorse di Sapri in altri posti, perché qui hanno già preso abbastanza, hanno già rovinato abbastanza questo territorio. Non è per applaudire, è la passione antica di 30 anni che abbiamo visto queste cose, ed è un modo per sostenere anche l'amministratore sindaco che vuole farsi carico, e non è cosa da poco, di questo problema. Quindi ti voglio dire che la passione il popolo di Lofrano sicuramente ce l'ha ancora di difendere i suoi diritti,
non le sue proprietà, i suoi diritti sull'acqua. E voglio dire un'ultima cosa relativamente a questa possibilità o non possibilità. Io non so questo ambito ATO, sono un po' sprovvisto stasera, però mi interesserò, cercherò di capire. Questo ambito ATO, cioè quello che avrebbe deciso il nostro passaggio al consorzio, che cosa fa veramente e quali sono i diritti che ha su di noi e i doveri legali che deve rappresentare. Io non penso che le leggi nascano per fare male alle cittadinanze, io penso che sono sempre, per la mia esperienza lo dico, quei punti e quei modi con cui si può discutere, si può far ritornare sulle decisioni. Io credo che ci sono quelle possibilità per cui, e qui mi collego a Risica, per cui non solo i voti, ma anche la minaccia di dire a queste persone: se voi non volete questa situazione, noi usciremo dall'ambito ATO. Cioè, ma noi ci mettiamo per forza, mandate il commissario, incominciamo ad impegnare anche sul lato amministrativo questo ambito ATO e il consorzio Ponza, perché sicuramente quello che hanno detto e che condivido io e tutti quanti dentro è meglio che restino qua i 10, 20, 30 centesimi se saranno gli avversari e non vadano là. E voglio dire un'altra cosa, non solo la sua passione per la difesa dei suoi diritti, ma Rovrano ha dimostrato sempre anche un'altra grande qualità. Lo ricordo che nell'85, quando ci fu il cambio dell'amministrazione del TIE, l'amministrazione che ne venne, di cui io facevo parte, ha speso 450 milioni allora e ha rinnovato le tubature, e quei soldi sono stati pagati con i vostri, con i nostri sacrifici di tutti, e cioè con dei mutui. Il comune ha fatto i mutui e in 20 anni sono state pagate tutte quelle somme che sono servite per rinnovare. Quindi non ci scoraggiamo. Se vuoi andare avanti su questa strada, noi ci siamo, ti sosteniamo, ma anche con minacce, cioè usciamo dal consorzio e lotteremo. C'era il consigliere Zanagari, il professore Tullio, allora è un obbligo e quello che si sa, c'è un po' di confusione, cioè è stato esposto un po' con un po' di confusione, 10 centesimi di più, 10 centesimi di meno. Non è questo il problema di 10 ore sta qua, il problema è che noi non dobbiamo dare l'acqua, è un obbligo che ci sia, o è un diritto, ecco questo volevo sapere. Poi un'altra cosa, è ammirevole e servizievole che tu dici, hai detto prima sul rapporto, io vi consegno le chiavi del comune, anche se li consegni tu non te lo permettiamo noi, ti ammira, è ammirevole quello che hai detto, e se è pregevole pure che ti porti le chiavi non sono tu, il comune non è tu, te lo puoi portare tu, ma ci sono altri che tu mi hai. Allora, è emersa una cosa, credo che sia evidente questo, che Rovrano vuole che l'acqua risolva, ma ci stiamo noi, non ci giriamo intorno, e questo credo che almeno da quello che ho sentito, 100%, forse il 200%, e allora non ci giriamo intorno a questo problema. Penso che, allora, se c'è è una minaccia, un invito, allora l'invito noi diciamo di no. Se è una minaccia noi lotteremo come abbiamo lottato 30 anni fa. Ciao, grazie a tutti e buonasera. Allora il consigliere Mario, ma perché non va a seccare queste cemento? Te lo ruolo tu a questa staccato. Vieni qua, vieni qua. E va bene, non ci arriva lo filo. È lo filo che non ci arriva. Un attimo. Volevo solo chiarire
in maniera chiara e equivocabile la posizione dei consiglieri di minoranza. Noi siamo tutti per lo status quo di questa situazione. Quello che voglio dire ancora è stasera vedi che conoscete, perché ci sono stati già dei contatti da parte dell'amministrazione con la provincia, con Cozza che viene seguito. Mi riservo di prendere atto e conoscenza di questi contatti di cui sono all'oscuro e ritengo pure la voce del popolo che si mantenga a tutti i costi lo status quo. Non ci deve preoccupare se un domani dovrebbero presentarsi delle spese, delle manutenzioni. Teniamo presente, a parte il fatto che facendomi al dottore Pepe ci sono altre vie per europee e via di seguito per attingere fondi, ma noi abbiamo in ogni caso, visto che noi paghiamo 10 centesimi al metro cubo rispetto ai 95 centesimi che andremo a pagare passando al CONSAC, è chiaro che il CONSAC, ed essendo diventato un ente privato, fa i propri interessi. Quindi noi abbiamo 85 centesimi a disposizione per eventuali manutenzioni o lavori. Sì, ma c'è un ordine di lavoro che fanno questa cifra, non voglio... Noi paghiamo molto di più per la depurazione. Io sto e siamo quasi là. Io sto riportando. Non so se l'hai spiegato. Davo per buono le cifre che erano state dette. Sì, noi paghiamo meno l'acqua, però siamo là con i prezzi, c'è poca differenza. La depurazione nostra è il triplo di quanto paga da altre parti. Però no, è per una questione di 10-20 centesimi, cioè l'acqua di meno, depurazione per volte. Vabbè, dopo documentare i documenti. Però facciamo concludere il consiglio. No, ho detto. Comunque mi fa piacere, quello che mi fa piacere è che trovo in linea la posizione della maggioranza con quella che naturalmente è la posizione della minoranza che abbraccia la voce del popolo. Grazie. Allora, è necessario fare alcune precisazioni ancora. Allora, io parto da una cosa iniziale, perché voglio, che secondo me non è passata nel modo giusto. Allora, vedete, non è facoltativo aderire al consorzio. Perché se era facoltativo avremmo detto no. Ecco, voglio che sia chiara sta cosa. Allora è un obbligo di legge. Allora è un obbligo di legge dove noi, e io sono partito, per favore ascoltate, perché sono cose importanti che vi fanno capire poi qual è il problema, se no ecco si va nella passione, nelle interpretazioni diverse che non portano propositività al problema di cui discutiamo, perché guardate, dire che deve rimanere qua è semplice, siamo tutti d'accordo, non si discute proprio. Invece siamo qua stasera per farvi capire la difficoltà che c'è in questo momento per il comune di Rufranto, ma non perché nel fare la scelta, perché la scelta a me fa piacere, ecco, perfetto che siamo tutti in linea, tutti ad affrontare e a difendere questo nostro diritto, questo nostro pregio, questa nostra gestione virtuosa. Ma qua siamo stasera perché la normativa vigente, la gestione integrata dei servizi, ci fa obbligo di andare verso una direzione, che è quella di una gestione, ecco, io l'ho detto prima e lo voglio ripetere, non me ne volete, perché ripetiamolo pure 10 volte, perché deve essere chiaro a tutti,
noi siamo passati da un consorzio ottimale, lato, significa gestione ottimale, su 144 comuni, siamo scesi, quindi non era, loro ritenevano che era omogeneo, perché per esempio, ecco, dire gestire la depurazione l'acqua e Rufrano è la stessa cosa come gestirla a Salerno, invece no, abbiamo dimostrato i sindaci di questa zona, della zona del parco, che non era così. L'assessore Romano, attento amministratore, l'ha capito e ha fatto sì che praticamente si facesse il secondo ambito, e quindi abbiamo raggiunto un primo risultato. Però la legge è rimasta lo stesso, quindi questo secondo ambito, che ripeto, va, ricade come sono i comuni del parco, e sono 80 comuni, praticamente va sempre a una gestione unica. Io l'ho detto prima, si è andato a vedere, l'ATO ha fatto la gara, ha risposto una sola impresa, non me ne volete, ma in questo momento mi sfugge il nome di come si chiama questa impresa, che è stata praticamente giudicata non avendo i requisiti non idonea per la gestione di questo servizio, quindi praticamente la commissione di gara l'ha annullata. Nel frattempo praticamente si può dare la gestione a un soggetto pubblico che è CONSAC e quindi della zona, e l'assemblea, ecco, come gestione, quindi un obbligo di legge, la gestione dell'ambito del lato ha scelto CONSAC, quindi fin qua è chiaro per tutti. Noi praticamente in questa gestione del CONSAC, per le problematiche che prima ha letto il sindaco nella proposta, quindi la non interazione, la frammentazione della gestione, la diversificazione, poi tutte le considerazioni sulle reti nuove fatte, partendo da quello che diceva il professore Mazzeo dall'85, a quei lavori che sono stati fatti oggi, eccetera. Quindi praticamente per tutta questa serie di cose che abbiamo detto, e qua mi associo pure a quello che diceva Girova, naturalmente il sindaco non poteva inserire nella proposta l'assemblea di stasera perché non era stata fatta, ma io, se voi avete visto, ho segnato tutti gli interventi, proprio perché la, diciamo, la narrativa di questa proposta deve tenere atto di questa assemblea, la partecipazione, con la registrazione degli interventi che ci sono stati e la posizione degli interventi che sono state fatte sul problema. Quindi naturalmente non l'ha letta perché ancora non l'avevamo fatta, ma verrà integrata nel prossimo consiglio, verrà ripostata anche questa cosa. Praticamente il professore Mazzello, mi dispiace che è andato via, che condivido la passione con cui ha affrontato il problema, però praticamente io lo rispondo, non è facoltativa, ecco, riprende ancora la facoltatività della, dell'adesione, è un obbligo oggi. Noi, ecco, dobbiamo fare fronte unito, come diceva il sindaco, per far sì che praticamente conserviamo questa gestione. Naturalmente se si va verso questa proposta vuol dire che è stata costruita per andare in questo senso, quindi era doveroso dire. Il secondo chiarimento, quando noi vi abbiamo detto di alternativa, ecco, sia chiaro, se no veramente rimango deluso, perché siccome sta cosa l'ho detto io non mi sono fatto proprio capire, signore, proprio mi sono espresso male. Noi abbiamo detto che le vie sono due, o l'adesione, quindi significava che noi il problema lo passavamo al consorzio con tutti gli oneri e gli onori, cioè spese e incassi, quindi non ce ne saremmo, diciamo, come ente comune, quando c'era il problema che chiama il cittadino, c'è la perdita, non c'è acqua, vabbè, dobbiamo chiamare il consorzio, non è il comune, diciamo, era una rogna che non c'era, quindi questa era una possibilità, ho fatto capire lo scenario, cosa poteva succedere. Diversamente invece c'è quest'altra situazione che vogliamo conservare. Quando abbiamo parlato di spese, c'è anche da dire, perché noi dobbiamo pure capire oggi, in questo momento Davide lo sa perché è esperto e ci lavora su queste cose, e questo per rispondere anche al consigliere Lettieri, in questo momento, in questo preciso momento non c'è nessuna legge statale o regionale o europea che consente di avere finanziamenti sulle reti idriche e fognate.
non c'è niente. Bene, quindi questo è lo scenario, mo. Noi ce lo dobbiamo dire perché voi lo dovete sapere, perché è ancora più forte la decisione di mantenere questa gestione quando il cittadino è informato anche sulle possibilità negative che si possono avverare, si possono succedere negli anni. Fermo restando che naturalmente, ecco, e questa è la soluzione che il vice sindaco suggerisce da tempo, è quello che mano a mano negli anni, ecco, di fare una gestione oculata e praticamente vincolare delle somme che possono costituire economie per eventuali, ecco, farci detto alla rufranese, al barusiedo per su questo non c'erano proprio dubbi. Allora, è l'acqua che si prende nel rufrano che se la porta. Aspettate, ho voluto intervenire, perché noi dobbiamo, allora, stasera, voi sapete, a me piace da parlare a 720 gradi, non a 360, però sono d'accordo stasera con Giovanni Scandizio, parliamo di acqua. Parliamo di acqua nostra, statemi a sentire. Noi quando stasera abbiamo chiuso il problema acqua, possiamo affrontare il problema rifiuti, possiamo affrontare il problema terreno. No, Francesco, ti volevo dire, perché se noi andiamo a finire, sul discorso. Consigliere Zangari, se ti fermi, io te la volevo dare io la risposta sulle fognature, in modo da evitarti di dare notizie non veritive, solo per questo. Beh, tu ti stai girando intorno a una questione che non esiste. Io non giro intorno. Allora, o problema è questo. Io non giro intorno a niente. Allora tu mi devi dire chiaramente qua. Allora, dammi queste due soluzioni, quali sono? Abbi pazienza, io mi sono scocciato di ascoltare. E mi dispiace che tu sia scocciato. Quando uno non ha argomenti si scoccia, no, questo è il problema. Ma dove vuoi parlare? Scusa. Io non voglio parlare a niente. Dicendo, ma io ho detto. Cioè, è un obbligo o un invito? E ti sto rispondendo, ho detto che è un obbligo, vedi che ti distrai. Benissimo. Allora, stavo dicendo, se noi vogliamo parlare dello sfruttamento delle sorgenti, è un altro argomento che noi lo possiamo trattare anche questa sera, perché c'è Davide, allora io lo cito ancora come consulente, possiamo leggere le lettere che sono fatte, sono state fatte, i monitoraggi eccetera, però andiamo in altro discorso che ci fa distrarre da questo, che questo mondo in questa serata ha priorità. No, io volevo dire che siccome che l'acqua c'è il pro e il contro, la vendiamo e la prendiamo. No, noi non la dobbiamo vendere, Francesco, e qua è il problema. Allora, stasera, allora Francesco, venire, allora noi facciamo bene che ci ritorniamo sul problema. Che ne pensa Zangari che dice che ha capito? Noi ci ritorniamo su. Allora, stasera, Francesco, te l'ho detto, il subbando, praticamente la gestione pubblica data al Consel, ci fa obbligo. La legge ci fa obbligo ad aderire al comando, noi non dobbiamo aderire, è Consac che già tiene la gestione nostra, quindi noi dobbiamo trovare il sistema, ecco, quindi di trattare la conferenza di servizio che parlava il sindaco, non è altro che mettersi a un tavolo, l'ATO, il comune, il Consac, per dire guarda io l'ho gestita bene, è frammentata tutte queste peculiarità, lasciala a me, la voglio gestire io, questo è quello che dicevamo, quindi non è quello di dare o non dare, di vendere o non vendere, che non esiste proprio, perché il problema dell'acqua non si vende, cioè almeno questa amministrazione non ha mai venduto niente, che dice qualcuno che non ricorda, non segue le cose, e quelle le cose poi si devono seguire e bisogna capirle pure, perché non sempre le capiscono, questo è il problema, e me ne dispiace per quello che ho detto, però purtroppo è la verità, però torniamo a noi, quindi è un obbligo di lì. Sul discorso che diceva il consigliere Lettieri Tullio, provincia Consac, il sindaco l'ha detto prima che non è andata all'assemblea del Consac proprio perché ha ritenuto opportuno che prima di parlare col Consac
voleva sentire la gente e il consiglio comunale, quindi la provincia in questa cosa non c'entra proprio, l'ambito naturalmente, l'ato, il gestore e quello che è stato individuato per legge ha fatto delle assemblee dove il comune di Rufrano ha perorato proprio quelli che sono gli interessi di Rufrano. E qua io mi aggiungo a quello che poteva essere l'argomento che una volta sviscerato il primo era da individuare. Praticamente questa gestione prevede con il subitambito anche il ristoro ambientale per eventuali risorse idriche comunali messe a disposizione del territorio. È la legge che lo prevede e noi anche questo in sede di assemblea abbiamo perorato per dire quei comuni che hanno sacrificato le loro risorse idriche in un certo senso, e noi ci colleghiamo a quello che ci abbiamo fatto con la regione Campania quando la gestione era regionale, è quello di chiedere il rimborso del un ristoro in termini economici di quello che praticamente il territorio è venuto privato, è stato privato, cioè quello che diceva il professore prima, lo sfruttamento del sottosuolo può portare anche dissesti idrogeologici, è possibile, quindi c'è un geologo qua, ce lo può anche confermare, dire in che termini, in che testo. Quindi questo problema qua però è diverso da quello si diceva. Vengo alla tariffa. Il sindaco prima parlava di 10 centesimi a metro cubo e parlavamo dell'acqua. Poi c'è la parte fognaria che ognuno legge sulla tariffa, sono la depurazione, sono i 31 centesimi praticamente che è il minimo di legge che il comune ha applicato, al di sotto del quale non si può andare. Quindi praticamente la nostra tariffa è sui 41 centesimi, parliamo se la vogliamo integrare acqua e depurazione, di fronte allo 0,96 che è la tariffa di ambito votata dall'ambito ottimale. Quindi questo era il discorso importante, praticamente di distinguere le due cose. Sulla gestione integrata e eventuali forme di protesta estreme, allora io direi, mi permetto ecco, di fare la proposta al Consiglio e alla popolazione, di usare ecco, finché è possibile sempre termine di discussione civile, nel senso di dire che secondo me il primo passo è quello di integrare questa proposta con l'assemblea di stasera da cui si evince la netta volontà popolare su questa cosa, quindi recepita dal Consiglio Comunale, fatta propria e fatta la richiesta. Ecco, se noi con questa formula riusciamo a risolvere il problema, penso che noi non dobbiamo arrivare ad altre proteste, perché il problema l'abbiamo risolto e stop. A noi ci interessa di mantenere questa gestione e andiamo avanti in questo modo. Quindi diciamo, io direi, ecco, l'esperienza mi dice sempre che affrontare il problema in termini propositivi è sempre meglio. Fare muro contro muro significa praticamente peggiorare il problema e magari creare condizioni per non risolvere, proprio perché, ripeto, siamo in una fase di gestione obbligatoria da parte del Consiglio, cioè prevista dalla legge, imposta dalla legge. Quindi in questo modo, diciamo, detto, spiegato meglio, è il consorzio che deve trovare insieme all'ATO, insieme al comune, ecco, la formula giusta per mantenere questa gestione, proprio perché ha dato dei risultati. Quindi per questo motivo io suggerisco di non fare tipi di proposte, tipi di proteste estreme e di ragionarci, ecco, convocare subito un consiglio comunale, perché visto, ecco, io registro una volontà netta che va sulla proposta, integrare la proposta del Consiglio Comunale, fare subito il Consiglio Comunale e trasmettere la delibera e andare subito al problema. Se noi il problema lo risolviamo così, in questo modo, il problema è chiuso, è risolto e quindi se ne dà solo informativa alla soluzione, alla popolazione. Ammesso che ecco, questa via non dovesse dare i frutti sperati da tutti, vuol dire che tu convocherai di nuovo l'assemblea, ci vediamo qua e decidiamo insieme altre forme di protesto, di gestione del problema, di manifestazione. Questo secondo me è la cosa da fare. Pare che abbiamo chiarito un po' tutto, quindi questa secondo me è la cosa da affrontare.
atti formali non ne ha fatto, perché almeno non ce l'ha, sta cercando pure di conservare lo stato attuale pure, però non so se l'ha detto prima, come avete detto prima. Ma possiamo sì. Allora, poi non ci dobbiamo rivendicare che nel frattempo ci sarà un referendum popolare sulla privatizzazione dell'acqua e che potrebbe risolvere da solo il problema. Quindi aspettiamo, cerchiamo di temporeggiare, di perdere tempo, di attendere, perché credo che quando andremo a votare per il referendum lo teniamo tutti conto. Allora cerco di trarre le fila da questa serata che io, di cui sono orgoglioso, ve lo dico, per la partecipazione e anche per lo spirito in cui si è svolta. Come dicevamo prima, lo scopo ultimo è quello di condividere questa proposta. Io ve la sottopongo per la sottoscrizione, poi se cominciate a farla passare ve ne sarei grato, se mi ci organizziamo anche per la facciamo girare tra andai a camminare pure per le vie del paese, perché non è, allora, cosa... i cittadini non sono tutti in casa con la oppure possiamo scegliere di fare un deal. Allora possiamo pure utilizzare un metodo più veloce, ad alzata di mano, così come si fa in un'assemblea. Poi tutti è favorevole, quindi approvata all'unanimità. Io con questo voglio concludere, voglio concludere con poche. Allora, un attimo solo di attenzione, solo un attimo. Io ho segnato gli interventi in modo che per dire se li condividete, no? Noi abbiamo iniziato con l'intervento di Torre Antonio, che sommariamente lo sintetizzo, diceva, io l'ho segnato poi per fare il verbale da integrare poi a questa proposta che ha letto il sindaco, che penso, secondo me, sindaco vada riletta, perché poi anche con l'integrazione poi che è questa qua l'integrazione, quindi praticamente, ascoltatemi solo un attimo, Antonio Torre, se vi ricordate, ha fatto il primo intervento, praticamente diceva questo, chiede, ascolta Antonio, vedi se io ho capito bene quello che dicevi, chiede che la gestione non muti, quindi resti in testa al comune, anche nell'ipotesi che il comune per affrontare le spese debba aumentare la tariffa. Ho capito bene? Oh. Allora questa proposta poi è stata condivisa, vedete se ho segnato tutti gli interventi, da Scandizio Giovanni, da Allegro Nicola, da Ambrosi Giovanni, da Risica Girolamo, da Iorio Mario, da Pepe Davide, da Logar Zelia, da Lettieri Francesco, da Pepe Michele Giuseppe, da Orlando Luigi. Almeno questi sono gli interventi che... E poi il professore Mazzeri. No, il professore Tulli ha detto che lui la sottoscrive in sede di consiglio comunale. Io non ho approvato che sono d'accordo a aumentare, perché non trovare dove è stato. Aspettate un attimo, aspettate che mo la rileggiamo. Mario, allora ti stavo dicendo, il professore prima di andare via ha detto così, che lui la sottoscrive in consiglio comunale, capito? Così ha detto qua, precisato, Quindi c'è solo da aggiungere il professore Mazzeo. Allora Girolamo, tu la condividi la proposta che faceva Antonio Torre? Non condivido l'aumento di tariffe in quanto i tutti possono attingere da... Parliamo una alla volta, se no ci sfugge, con la sola cosa diversa, che praticamente non eventuale aumento di tariffe, giusto? Oh.
Allora, no, aumento. Condivido il fatto di dover ampliare un documento. Ci vogliono lavoro e cose. Tariffa. Ma questo, ascoltatemi, ascoltatemi. Questo per riportare il succo dell'assemblea, il verbale, per essere testo. Giovanni diceva una cosa che non ho capito. Era per il verbale, era per mettere su un verbale della serata praticamente. Ma eravamo tutti d'accordo, poi dopo questo se ne ho. Allora, guardate, io adesso passo a rileggere la proposta, però volevo dire alcune cose che insomma su cui mi avete fatto riflettere intervenendo. Allora, non si tratta di stabilire stasera, o meglio, non si tratta solo di stabilire se siamo o meno d'accordo, perché è chiaro che io al consorzio, cioè io come sindaco, quindi l'amministrazione comunale che vi rappresenta, al consorzio non gli vogliamo vendere nulla e voglio che restiamo così come siamo. Questo qua non è in discussione assolutamente, però vedete, vi stiamo chiedendo in effetti, per riassumere la serata, una condivisione di metodo e di contenuti. Come vi abbiamo detto prima, vi abbiamo documentato, abbiamo cercato di spiegarvi, questa situazione per noi non è iniziata ieri, è iniziata nel 2008 dopo l'approvazione della legge per l'amministrazione del loro incarico e per me nel 2009, quindi abbiamo partecipato a varie assemblee, adesso la situazione si è definita, abbiamo avuto delle trattative, abbiamo avuto degli scontri, adesso si è definita nel modo in cui vi abbiamo chiesto. Come sapete bene, uno, e lo dico alla rofranese, prima di si incazzare pesante, ha da informare la popolazione, deve condividere la proposta, perché se poi io mi vedete che faccio pure, adotto situazioni estreme, spero di non doverlo fare, però se dovessi adottare situazioni estreme, oppure se mi vedete sui giornali a fare interventi sull'acqua, capirete, ecco, dice il sindaco. Lo fa perché c'è stato questo percorso, quindi ecco perché la condivisione di metodo. Un sindaco, secondo me, è un'amministrazione comunale, se si deve incazzare, scusate il termine, lo deve fare necessariamente col supporto della popolazione. E guardate, in questo caso, e passo alla condivisione che vi chiedevo di contenuto, in questo caso teniamo tutte le ragioni, perché vedete, c'è l'obbligo di legge, tutto quello che c'è, una legge nazionale che ci indirizza, anzi ci prescrive di fare determinate cose. Noi ci dobbiamo consorziare, questo ci dice la legge. D'accordo. Noi però, cari amici, vedete, e mi ricollego a vari interventi precedenti, possiamo vantare una storia sulla gestione dei rifiuti che è virtuosa e che è democratica. Allora questi ci devono venire a dimostrare che il comune di Rofrà, nonostante le mortificazioni subite, e mi riferisco a tutta la questione pistole di Faraone, nonostante anche i soprusi, perché guardate, non vi dico già col mio periodo breve di carica, quante storie col consorzio in merito a quella questione sull'acqua, vedete? E allora ci siamo sempre visti mortificati, vedete? Allora ci devono dimostrare come mai, alla luce di questo scenario, il comune di Rofrano non abbia adottato una gestione virtuosa. Se ci vengono a dire che gestiamo l'acqua male, io sono il primo a dire benissimo, venitela a gestire voi, però di fronte a una gestione del genere, con 10 centesimi a metro cubo da pagare, con una rete in buone condizioni, con un servizio che quando presenta dei disagi vengono risolti tempestivamente, con un uso dell'acqua, e questo è importante, che ha servizio potente, importante di tutta della
dell'agricoltura, delle imprese, è un modo per abbattere pure i costi delle attività economiche locali. Ci devono spiegare perché il comune di Rofrano, di fronte a tutto questo, abbia gestito la partita in maniera cattiva. Se ce lo dimostrano, io sono pronto pure ad ammetterlo, ma non è così, e voi lo sapete bene. Ecco perché teniamo a questo bene in una maniera così forte, vedete? Ecco perché la gente ha risposto in questa maniera di fronte a un problema del genere. Allora, Rofrano, di fronte alle mortificazioni che ha subito, nonostante l'abbiamo detto in tutte le salse, Davide lo sa, sulla questione acqua a 360 gradi, insomma, abbiamo chinato spesso la testa, nel senso che abbiamo continuato per la nostra strada, abbiamo raggiunto questi risultati. Se la devo dire tutta, poi, il CONSAC non è un ente che nel passato ha mostrato attenzione nei confronti del comune di Rofrano. Ecco, questa è un'altra ragione per cui, vedete, sono preoccupato e vi ho convocato in questa maniera, perché non veniamo a che fare con chi nel passato ci ha dato garanzie di serietà. Abbiamo chiesto, rispetto sempre alle fissure del faraone, l'installazione dei contatori, niente. Abbiamo chiesto di alleggerire l'aggravio su quelle sorgenti che potrebbero versare, anzi che già versano in una situazione ambientale disastrosa, niente. Abbiamo chiesto di rifare, o quantomeno mantenere le nostre reti che sono un colabrodo, nulla. E allora sinceramente di questa gente non mi fido tanto, ve lo dico non tanto a livello istituzionale, ma a livello anche personale. Queste sono tutte le ragioni per cui siamo qua. Non è solo dire siamo o non siamo d'accordo, già l'avete portato, è ovvio, non è niente banale. Le scelte vanno condivise e mi meraviglio di consiglieri comunali che si alzano, se ne vanno e si permettono di banalizzare così. Per favore, un po' di responsabilità. E se io in queste sedi mi permetto di dire che sono pronto anche a restituire le chiavi o la fascia da sindaco, abbiano rispetto di queste scelte nei confronti del comune a difesa di questo territorio, per favore. Questa è una presa di responsabilità che la comunità di Rofrano sa ingaggiare, una sfida che noi sapremo portare avanti e lo dobbiamo fare insieme, senza pagliacciati, senza protagonismi della prima ora. Detto questo, leggo in conclusione, rileggo la proposta e prima quindi di congedarci. Onorevoli colleghi, in riferimento all'oggetto, è premesso che questo comune, con delibera consiliare numero 35 del 15/4/98, aderiva all'autorità di ambito Sele per la gestione del servizio idrico integrato, con riserva, proponendosi come soggetto gestore. L'assemblea dei sindaci dell'ente di ambito nell'anno 2004 affidò alla SIS SCAR la gestione del servizio idrico integrato nei 144 comuni costituenti lato Sele. L'articolo 20 di detta convenzione prevede la possibilità di affidare a cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, la gestione del servizio idrico integrato o di suoi segmenti. Per i prossimi 10 anni questo comune non dovrà fare alcun investimento per la gestione delle reti idriche e fognarie, in quanto ha provveduto a rifare tutte le reti di adduzione e di distribuzione con fondi propri e con fondi pubblici regionali, che la gestione del servizio affidata alla cooperativa sociale da oltre un decennio ha raggiunto livelli di conoscenza, di esperienza e di capacità ottimali, che il patrimonio di conoscenza, di esperienza, di capacità e di affidabilità non va assolutamente disperso, che la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato vigente riconosce gli affidamenti fatti a cooperative sociali a salvaguardia dell'inserimento lavorativo dei diversamente abili, che questo comune attualmente ha una gestione autonoma del servizio idrico affidato a una cooperativa sociale denominata Rofrano Lavoro, che la popolazione
residente al 31-12-2010 e di 1708 abitanti, che attualmente nel territorio comunale vi sono numero 6 acquedotti a servizio dei 1708 residenti, così distinti e denominati. Fontanelle, a servizio della contrada Tre Paoli, resta a servizio della frazione San Menale e delle contrade Pozzillo, Appenale, Bossito, Brecciale e Molino Vecchio. 3. Polarrito, a servizio della contrada Polarrito e Barra. Strazzarota, a servizio delle contrade Porrovitera, San Silvestre e Fornillo. Pietre Cupe, a servizio della zona alta del centro abitato. 6. Lato Siello, a servizio della zona centrale e della zona bassa del paese, che a causa delle condizioni orografiche del territorio, gli acquedotti suddetti, tranne Lato Siello e Pietre Cupe, non sono e non possono essere interagenti tra loro, che nonostante le condizioni orografiche e la frammentarietà delle adduzioni e delle distribuzioni, il Comune di Rofrano ha raggiunto una capacità gestionale che risponde sufficientemente ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, che la normativa vigente, nel caso in cui la capacità gestionale raggiunga e soddisfi i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, consente la gestione del servizio idrico integrato anche con una pluralità di soggetti e di forme, tra fra quelle anche obbligatorie contemplate dall'articolo 22 della legge 142/90. Che il comune di Rofrano è incluso nel territorio della comunità montana Lambro e Mingardo, che praticamente il comune di Rofrano provvede alla gestione di 5 acquedotti a servizio di un'utenza pro capite inferiore ai 1000 abitanti, che la maggior parte del territorio comunale si trova oltre 700 metri sul livello del mare, che tranne la captazione Polarrito, le altre 5 captazioni sono tutte oltre 700 metri sul livello del mare, che il comune di Rofrano possiede anche i requisiti previsti dall'articolo 148,5 del decreto legislativo 152/2006, quindi l'adesione alla gestione unica del servizio integrato potrebbe anche essere facoltativa. Ma questo lo voglio chiarire, perché in realtà è un punto che noi abbiamo inserito per sostenere la nostra tesi, però in realtà l'articolo 148 che ho citato, che abbiamo citato, prevede una soglia di 1000 abitanti, quindi in realtà segna un principio, però in realtà noi non rispondiamo ai requisiti, puntuali dettati dall'articolo, ma solo al principio che esso segna, quindi potrebbe essere uno spiraglio per andare a sostenere anche dal punto di vista tecnico certe nostre tesi. Quindi, in virtù di tutto questo, propone al Consiglio Comunale il punto, praticamente metteremo un riferimento quindi all'assemblea che si è svolta in questa data, allegando il verbale il sommario degli interventi come prima veniva posto in rassegna, e quindi propone, sulla scorta di tutto questo, si propone al Consiglio Comunale di deliberare come segue. La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato, che con l'approvazione della presente si intende ripetuta e trascritta. Di fare voti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di Ambito Sele per, primo punto, salvaguardare questa gestione, trovando eventuali azioni di coordinamento con il soggetto gestore Consac S.p.A. al fine di superare la pura frammentazione gestionale dovuta al mantenimento della gestione come allo Stato viene svolta. B. Convocare apposita conferenza di servizio con i soggetti interessati, ATO, Consac S.p.A. e Comune di Rofrano, al fine di definire in maniera puntuale la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Rofrano. C. Consentire regolarmente al Comune di Rofrano sul proprio territorio, fino alla convocazione della conferenza di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Rofrano, l'attuale gestione.
di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità di Ambito Ottimale Sede affinché attivino celermente gli atti conseguenziali necessari per la definizione della presente richiesta. Quindi, questa proposta sarà discussa e approvata nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà entro questa settimana, quindi convocato d'urgenza. In conclusione ci impegniamo a tenere informata la popolazione di tutte le vicende che si svilupperanno e vi invito alla mobilitazione su questo tema importante e anche insomma eventualmente ad azioni più forti che adotteremo sempre insieme. Grazie per la partecipazione.